Fratelli e sorelle nell'azzurro, buon pomeriggio a tutti. Allora, oggi è un argomento un po' particolare, nel senso che, vabbè, avete visto, insomma, i vari commenti. Oggi ho zittito un ragazzo che ha scritto sotto una mia foto: "Ah, ma per quale motivo questa non era una pagina di calcio? Ora ti metti anche tu in mezzo, ti fai pubblicità, ti metti in mostra." Ragazzi, innanzitutto, cioè, questo voglio che si chiarisca una volta e per tutte. Innanzitutto, questa è la mia pagina. Quindi è normale che a volte capiti di mettere una mia fotografia, anche un po' ironica, anche al mare, non lo so, piuttosto che per strada. Cioè, penso che sia una cosa normalissima. Non penso di essere mai stata una che si mette col culo di fuori, con le tette di fuori. Non penso di essere stata mai una volgare che ha voluto farsi pubblicità con il nudo. E voglio dire, cioè, non è che rispetto a tante altre io non me lo possa permettere, ok? Però, siccome ho un carattere indipendentemente dalle altre che è differente, ecco, mettiamola così, per essere un po' più miti, e quindi evito di fare certe cose. Però io sono una persona, io voglio parlare di me adesso, voglio parlare di me. Io sono una ragazza molto passionale, sono una ragazza molto romantica, sono una ragazza che vive di emozioni, che vive di belle sensazioni, ma soprattutto sono una ragazza che vive della gente. Io sono una ragazza che adora stare a contatto con la gente, poter parlare con la gente. Tanto è vero che nella mia vita ho fatto per tanti anni animazione. Ho fatto per tanti anni animazione all'estero, ho girato tanto estero, ho girato tanta Italia, ho lavorato per i marchi più importanti, dei tour operator più importanti e anche le agenzie di animazione. Ho fatto di tutto, ho fatto l'hostess, ho fatto il capo animatore, l'ho fatto tante volte, ho fatto il responsabile diurno, ma è tanto altro che non voglio neanche dilungarmi, perché poi magari mi fate due bolle così e non ne vale neanche la pena. Però per una volta io voglio farvi capire chi sono veramente, anche se penso che la maggior parte delle persone che mi seguono, che sono circa 9.000 e qualcosa più o meno su 9.003 su Facebook e altre 3.000 e qualcosa su Instagram e altri 1.600, 1.650, non lo so, non mi ricordo perché non è che vado a vedere i numeri precisi. E questo voglio farvi capire. Penso che tanta gente che mi segua sappia in realtà i messaggi che io voglio trasmettere, sappia in realtà quanto è grande il mio amore per l'Inter e sappia in realtà quanto è grande il mio amore nei confronti della gente. Io sfido chiunque a trovare qualsiasi YouTuber, qualsiasi persona faccia video su 40, 50, per usare dei numeri così a caso, su 40, 50 YouTuber, forse ve ne rispondono 3. 3. Io rispondo quasi sempre a tutti e di questo me lo si può confermare, a meno che non si faccia gli stupidi, a meno che il quoziente intellettivo dall'altra parte sia veramente basso, e allora lì non mi metto, perché scusatemi, io mi reputo una persona intelligente. E non è essere arroganti, è essere consapevole di chi si è. Ho i miei limiti, sono una persona molto sensibile, me la prendo tantissimo se una persona mi giudica senza conoscermi, e non è dare giustificazione, attenzione, perché voi ora dite: "Non dare giustificazioni." Io non do giustificazioni, a me piace farmi conoscere, a me piace farmi conoscere per quella che io sono. Io, come ho scritto stamattina, sono la ragazza della porta accanto. La mia porta è uguale alla tua, e se bussi e sei una persona per bene, io ti apro e ti faccio entrare, ok? Sempre queste storie, vai a lavare i piatti, di calcio non ne capisci una mazza. Può anche essere, perché ognuno di voi la può pensare come vuole, può pensare pure che io di calcio non ne capisco una mazza. Per carità di Dio, ognuno è libero di pensare quello che vuole, ma quantomeno rispettare, non dicendo: "Ah, vuoi solo visibilità, ti vuoi solo far vedere." Ma a che pro? Cioè, io mi voglio solo far vedere, ok? Ma a che pro? Io vi assicuro che io non sto guadagnando un centesimo su internet. Un centesimo io non lo sto guadagnando.
Un domani sfido chiunque di voi, se foste capaci di mettermi davanti a un video ed avere un po' di carisma, non vi dico di essere, ma di avere un po' di carisma e di aver fatto questo per una vita perché sono stata sui palchi più grandi, ho avuto 2000 persone davanti, ho fatto 3500 spettacoli, ho fatto questo di mestiere, ok? Che ha avuto i suoi pro e i suoi contro. Io sfido chiunque di voi, se potesse guadagnare dei soldi facendo ciò che le compete, chi è che non lo farebbe? Adesso mi dovete rispondere a questa domanda e mi dovete dire senza ipocrisia chi è che non lo farebbe. E per tutte le donne, soprattutto le donne e gli uomini che mi offendono in questo senso, per me è solo e soltanto una grande invidia e gelosia, perché non tutti, tutti si mettono a fare i video oggi, ma non tutti ne sono capaci. Probabilmente molti di voi penseranno che non ne sono capace neanche io. Io invece sono convinta di esserne capace. E non perché sia arrogante, vi ripeto, perché ho mille insicurezze su tante cose nella mia vita. Mille insicurezze, motivo per il quale sono insicura su tante cose, ma su tante altre, come sul mio lavoro, e come sulla mia squadra del cuore, e come sulla mia personalità, e come sui miei pregi. Io sono assolutamente convinta di quello che valgo e di quello che sono. E la stessa identica cosa dovreste essere tutti voi convinti di quello che siete, di quello che valete, indipendentemente da quello che fate nella vita, dallo spazzino al dottore, all'impiegato, al commerciante. E non voglio fare la buonista, però mi sono anche rotto un po' le scatole di sentirmi dire: ah, questa non era una pagina di calcio, adesso si fa anche vedere. Addirittura una ragazza ieri mi ha detto: si vede chiaramente che stai leggendo un gobbo. No, semplicemente non sto con gli occhi puntati sulla videocamera, perché ovviamente giro lo sguardo, mi guardo intorno. Non è che ho un gobbo, anche perché, ragazzi, credetemi, per una persona come me, leggere un gobbo o leggere qualcosa di preparato è complicatissimo, perché sono spontanea, sono estemporanea, sono istintiva. Quindi non mi verrebbe nemmeno. Ci sono video in cui non so veramente a volte che cavolo dire perché non sono ispirata. Ci sono altri video che durano 10 minuti, ce ne sono altri che ne durano 7 minuti, ce ne sono altri che ne durano 15 minuti, difficilmente, perché sennò poi la gente si rompe pure le palle ad ascoltarmi. Avete capito? Quindi chiaro il concetto? Quindi quando dite ad una donna: ah, lo stai facendo per farti vedere, ah, lo stai facendo, io metto avanti una passione enorme, grandissima, che fa parte della mia vita in tutto e per tutto, che è l'Inter. Io la seguirei se avessi la possibilità economica, e quello voglio riuscire a fare, ve lo dico chiaramente, perché io quello voglio riuscire a fare, seguire l'Inter ovunque e comunque, quello voglio riuscire a fare. Se mi sarà concessa questa cosa un domani, se riuscirò ad arrivarci, ebbene, nient'altro voglio fare. Poi è normale che Lucrezia, io sono Lucrezia Capuano, nata a Lipari nelle Isole Eolie. Siamo delle persone abituate a stare a contatto con la gente, siamo delle persone allegre, spontanee, solari, magari non tutte, magari chi più, magari chi meno, ma io sono fatta così. A me piace vivere del calore, dell'affetto e della gente. Io mi nutro di questo, per me è fondamentale. Il rapporto umano è fondamentale. E se non sopportate questo, o non sopportate che io possa parlare di me anche in questa pagina dove si parla prettamente di calcio, ma anche di me, io voglio parlare anche di me, perché se no sarei un numero come tanti altri che parlano nei video attraverso uno schermo. E io non voglio essere questo, io voglio arrivare per chi sono io in realtà. Questo è chiaro. Potrei fare tante altre cose per crescere, crescere, crescere. Ragazzi belli, gente che la pensa così, andasse nelle pagine di quelle che si mettono nude, di quelle che per fare followers farebbero di tutto. A me i numeri non interessano. Per me siete persone. E questo che sia chiaro una volta e per tutte. Non sto dando giustificazione, ma io farò conoscere quella che è Lucrezia. E penso e spero che tanti di voi già l'abbiate capito. Senza troppi fronzoli, io sono una persona vera, sincera e interista, malata fino al midollo osseo. Chiaro?
allora, dopo dire questa cosa, vi prego questa volta di condividere questo video perché è importantissimo per me che la gente veda questo video per capire quello che penso realmente. Quindi condividete, 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 ragazzi. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, di andare a mettere, iscrivere, campanellino, campanellino sul canale YouTube. E seguite la pagina Malati di Inter, della quale sono una delle amministratrici. È chiaro? Ricordatevi sempre, 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 fratelli e sorelle nell'azzurre, che la vostra Lucri vi ama, non solo vi vuole bene, è sempre, sempre, sempre un grande amore. Forza Inter!